Ragazzi, parliamo di smog. Lei ha detto che anche i cittadini possono mettere in atto dei comportamenti virtuosi e ha detto anche che non servono interventi emergenziali ma strutturali. Allora, quali sono questi interventi e i comportamenti virtuosi? Beh, gli interventi strutturali sono quelli che abbiamo già previsto nel piano aria lo scorso anno, quindi alcuni dei quali sono già stati attuati da Regione Lombardia, uno su tutto l'estensione della cosiddetta area critica. L'altra azione su cui stiamo lavorando è ovviamente un'estensione dei divieti di circolazione per i mezzi più inquinanti. Sappiamo bene che le due fonti principali di inquinamento sono il traffico veicolare, in particolare per quanto riguarda i diesel, soprattutto di alcune categorie, e il riscaldamento domestico, quindi quello che è l'inquinamento che proviene da questo tipo di attività. Anche a questo sono legati i comportamenti virtuosi di ognuno di noi. Il riscaldamento domestico, quindi abbassare la temperatura in casa e magari mettere una felpa un pochettino più pesante, idem ovviamente nei luoghi di lavoro. Per quanto riguarda il traffico veicolare, usare il meno possibile l'auto, compatibilmente ovviamente con la possibilità di usare i mezzi di trasporto. A tal fine abbiamo studiato con Trenord una misura specifica, si chiama Green Pass, cioè la possibilità di pagare un forfait per viaggiare in maniera per un numero illimitato di viaggi, appunto per effettuare un numero illimitato di viaggi da qua fino al 24 dicembre. Stiamo pensando anche di riproporla per gennaio, stiamo studiando anche la sostenibilità economica di questa azione, ma che diventa importante, quindi diamo un'alternativa a quella che è l'auto tradizionale. Per i viaggi brevi chiediamo a tutti quindi di fare uno sforzo in più di scegliere mezzi alternativi, la bicicletta piuttosto che la passeggiata a piedi. Questi sono comportamenti importanti che possono segnare anche avere dei risultati importanti appunto sulla qualità dell'aria. Ecco, anche le stupette a legna, i caminetti non sono consentiti ovunque, tra l'altro. No, sono in Regione Lombardia, ci sono dei vincoli, ma già da qualche anno, da un anno a questa parte, poi si possono installare solo caminetti e stufe che hanno un alto rendimento, sopra il 63%. Questo perché? Perché oltre a scaldare di più consumando meno legna, inquinano meno, proprio perché come sapete, l'abbruciamento della legna produce queste particelle che poi vengono diffuse nell'aria e che quindi creano tanti problemi ai fini della qualità e quindi poi con delle ricadute sulla salute. Ecco, invece, per parlare dei cosiddetti provvedimenti strutturali, devono essere attuati su una macro area, visto che la pianura padana è molto vasta. Se ne è parlato anche alla COP21 di Parigi a cui lei ha partecipato? Beh sì, abbiamo parlato unitamente, insomma, in occasione dell'incontro, non tanto con le altre regioni italiane, poiché ce n'erano veramente poche, anzi la Regione Lombardia era di fatto l'unica a rappresentare tutto lo Stato italiano in termini di enti subnazionali. Ne abbiamo parlato molto con quelle che sono le altre regioni del mondo, che per loro fortuna talvolta hanno un'autonomia quasi vicina proprio ad essere considerato un vero e proprio Stato. I problemi sono quelli anche, devo dire, a Barcellona se pensiamo, piuttosto che in California, piuttosto che a Londra. Sono sempre quelle le due fonti su cui dobbiamo lavorare, anche ai fini del cambiamento climatico. Quindi un minore inquinamento, un contenimento dell'inquinamento vuol dire anche contenere l'aumento della temperatura globale, che come sapete insomma è stato stabilito di contenere appunto nel grado e mezzo. Voi sapete che anche Regione Lombardia alla fine di ottobre di quest'anno ha sottoscritto un accordo internazionale con cui si è impegnata appunto a mettere in atto tutta una serie di comportamenti e di azioni che servono a contenere l'innalzamento globale della temperatura. Questo ha effetti importanti, perché considerate che dove fino a 15 anni fa si era abituati a vedere la neve d'inverno, adesso di neve non si può più parlare, con tutte le ricadute che questa cosa può avere sul turismo e sull'economia. Sto parlando del memorando di Expo, che in pratica si è posto degli obiettivi per il 2050. Sì, il contenimento appunto dell'innalzamento della temperatura entro massimo i 2 gradi o la riduzione di 2 tonnellate pro capite di quella che è l'emissione di CO2. Quindi lavoriamo su tanti fronti, devo dire con un riconoscimento degli sforzi di Regione Lombardia più internazionale che nazionale, ma questo non ci ferma. Il fatto di non poter contare sempre sull'attivazione del governo non è un limite, ma è uno stimolo per Regione Lombardia. Un'ultima domanda: lei ha annunciato che proprio per l'inizio dell'anno ci sarà avviato un piano clima qui in Lombardia. Su che cosa si baserà in pratica? Su tutti questi presupposti. Abbiamo nei mesi passati licenziato la strategia, quindi i punti fondamentali. Adesso partiamo una vera e propria attività di pianificazione. Anche su questa stiamo lavorando da tanto tempo ed è il frutto di questa collaborazione internazionale. Cioè abbiamo condiviso le nostre esperienze, i nostri obiettivi, i nostri intenti con le altre regioni, gli altri stati del mondo, non solo europei, e soprattutto le modalità, le azioni, i comportamenti che dovremmo porre in essere per raggiungere questi obiettivi. Sono sfidanti, sappiamo bene di dover chiedere degli ulteriori sacrifici in termini proprio di cambiamento di abitudini ai nostri cittadini, ma diventa fondamentale se non vogliamo avere come quest'anno un problema aria, un problema siccità o un problema alluvioni come lo scorso anno.